Ciao. A tutti. Io vi leggo il comunicato congiunto che è uscito a seguito di una riunione di circa 2 ore e mezza e che dà il senso della situazione e di quanto complicata questa situazione sia. Arrivo alla conclusione dicendovi che noi sospendiamo lo sciopero, sospendiamo, non revochiamo lo sciopero. Lo sospendiamo e capirete le ragioni e poi troverete nel comunicato un riferimento specifico alla situazione di Aspal, nel senso che l'incontro è stato un incontro a tutto campo e che ha avuto un focus preciso sulla condizione di Aspal per le ben note ragioni di trovarvi voi a servizi chiusi, a essere in ferie, a essere in permesso non attribuito. Nell'incontro odierno CGL e CISL e UIL presenti gli assessori e il sindaco ha rappresentato la situazione attuale del comune e delle aziende partecipate dal punto di vista sia degli equilibri finanziari che degli assetti societari e la necessità, a seguito della situazione economico-finanziaria allo stato attuale, e la necessità di ottenere modifiche sostanziali della normativa sul dissesto, soprattutto in merito ai tempi di rientro. Faccio un inciso, non credo che ci sia solo un problema di tempi di rientro, cosa fondamentale per gestire la normativa, per la necessità di modifiche della normativa sul dissesto, ma è sicuramente condivisibile quanto il sindaco dice, cioè che la normativa sul dissesto è calibrata su quelle situazioni che hanno un dissesto in conto capitale e non un dissesto dovuto alla liquidità, che è la tragedia che si abbatte su Alessandria, per cui al di là di essere trattati meglio abbiamo la necessità di avere una normativa che ci tratti per come siamo. Quindi la necessità, da un lato l'illustrazione della situazione, che si può dire è sempre peggio, questo lo dico io, e la necessità di avere modifiche alla normativa. Le organizzazioni sindacali, le parole sono pesate. Preso atto della pesante situazione descritta dal sindaco, noi non possiamo che prendere atto della situazione che il sindaco ci dice, hanno chiesto di entrare nel dettaglio di ogni singola condizione, sia per il comune, perché voi sapete che nel bilancio stabilmente riequilibrato si abbattono conseguenze anche sui dipendenti del comune, che per le partecipate, quindi abbiamo chiesto di entrare nel dettaglio e di avviare tavoli di confronto specifici che dovranno partire non appena sarà completato il quadro dei nuovi assetti societari. Voi sapete che molte società sono in transizione, che ci sono ancora i vecchi CDA, eccetera, eccetera. E allora la domanda viene spontanea, sì, vabbè, ma quando? Quando il sindaco ha comunicato che le nomine, quindi i CDA, saranno perfezionate la prossima settimana, il che significa che dalla settimana successiva si deve entrare nel dettaglio. E quindi veniamo a voi. Sulla complessa vicenda Aspal, sia per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari che per i percorsi giuridici in atto, il percorso di liquidazione che è stato aperto da procedura codice civile, le organizzazioni sindacali e l'amministrazione comunale convengono come primo passo possibile al momento la riapertura di tutti i servizi Aspal
attraverso uno stanziamento straordinario e temporaneo. Le organizzazioni sindacali confermano la mobilitazione nell'attesa che l'atto assuma efficacia operativa, che significa che fin tanto che materialmente non saranno aperti i servizi, lo sciopero continua. Se domani mattina, perché sappiamo che magari le buone intenzioni ci sono, che poi normalmente cozzano contro delle normative, procedure, frizioni o che altro. Quindi noi diciamo continua fin tanto che la porta dei servizi non è stata aperta. Se la aprono già oggi pomeriggio o domani mattina, è da domani mattina che... Da martedì 19 febbraio posso già anche dirvi alle ore 19 e di conseguenza subito dopo il mercoledì mattina, vi dico anche alle ore 19 perché ci sono dei problemi di congresso della CISL che dovrebbe essere assente, però l'impegno è si comincia alle ore 19 di martedì 19 e si continua già da mercoledì, partirà il confronto sul modello di gestione e erogazione dei servizi intrecciato alla prospettiva di costruire insieme. Il confronto proseguirà ininterrottamente fino alla sua conclusione. Se in questo momento mi chiedete quale sarà la conclusione di questo confronto, io non sono assolutamente in grado di darvi alcunissima garanzia. Ciò che ritengo invece saggio è dire, poiché i servizi riaprono, le ferie vengono sospese e c'è una trattativa in corso, per diverse ragioni è utile ritenere questo come un piccolissimo momento positivo. Ribadisco i cui esiti non sono per nulla scontati. Ma cosa significa considerare buona la riapertura dei servizi? Primo, che finisce quell'ignobile condotta delle ferie forzate, per forza di cose. E soprattutto significa che le porte dei servizi riaprono. È perché i servizi, quando stanno tanto chiusi, se ne perde la memoria. E invece noi abbiamo bisogno che questi servizi restino aperti, perché attraverso gli utenti e la loro fruizione si capisce che questi servizi sono importanti. Quindi, quando anche fosse una parentesi, è una parentesi che ci serve a tornare a lavorare, non spendere soldi degli scioperi e a sostenere nel corso della trattativa che è bene che questi servizi stiano su. Ma concludo ribadendo che lo sciopero è sospeso, non revocato, è sospeso.